caratterizzare il capitalismo assoluto, quale si è venuto configurando dopo il 1989, è, fra gli altri aspetti, anche il seguente, cioè il fatto che il conflitto, l'opposizione dialettica contro il capitale dominante, sembra oggi essere assente sotto il cielo. Oggi i dominati, subiscono in silenzio, gli offesi del pianeta non hanno alcun ritorno di fiamma rossa, i dannati della terra non oppongono al dominio sempre più barbaro e prosaico del capitale alcuna risorsa mobilitativa né alcuno scontro conflittuale. Subiscono in silenzio contro un nemico che non ha smesso di vincere. Oggi si assiste, potremmo dire, a una totale indisponibilità degli offesi del pianeta, i quali hanno cessato di lottare contro il capitale e ne subiscono in silenzio le vittorie che esso non ha smesso di inanellare. Si è cioè dissolta quella che in altra sede ho chiamato l'unione dialettica della coscienza infelice borghese e delle lotte per il riconoscimento del lavoro servile proletario. Oggi non vi è più coscienza infelice borghese, poiché assistiamo al trionfo di una classe post-borghese fatta di finanzieri senza coscienza infelice, fatta da poli di banchieri, fatta appunto da quelle categorie che sono passate armi e bagagli dalla coscienza infelice all'incoscienza felice dell'accettazione postmoderna ritagliata su misura per ultimi uomini del mondo così com'è. Ma il proletariato stesso, che oggi è diventato un precariato, che non ha più nemmeno le garanzie minime e soprattutto non ha più nemmeno la coscienza oppositiva rispetto al capitale, il proletariato oggi è totalmente indisponibile alla lotta contro il capitale. Non è in grado di maturare una koinè, una lingua comune in grado di modulare il conflitto. E quando viene meno il conflitto, il capitale si prende tutto. Già Marx nel Capitale l'aveva messo bene in luce. Le conquiste sociali guadagnate nella lotta non sono appunto doni munifici di un capitale di per sé generoso, sono conquiste sociali ottenute nella lotta, sono conquiste che il capitale è costretto a dare come risposta alla lotta da parte degli offesi del pianeta. Quando questa lotta viene meno, il capitale si impadronisce di tutto, dell'intera giornata lavorativa, dell'immaginario degli oppressi. Oggi il lessico degli oppressi è esso stesso intriso di ideologia dell'adattamento e di forma merce. Gli oppressi oggi non hanno più alcuna capacità di prendere coscienza della contraddizione né di modulare strategie di opposizione né tantomeno di far balenare l'idea di un futuro alternativo sottratto alla prosa reificante del capitale. Il compito primo della filosofia oggi dovrebbe essere anche quello, io credo, di riaprire la possibilità di futuri alternativi a livello immaginativo. E quindi la defatalizzazione di un esistente che oggi si presenta come intrasformabile, come mistica della necessità. E poi anche in maniera convergente la riapertura del senso del conflitto, la riapertura del senso del possibile riscatto da parte degli offesi del pianeta. In fondo tutta la storia, come diceva Bloch nel Principio Speranza, ci offre una grandiosa galleria di speranze di redenzione dell'umanità. E sta a noi ereditare quel giacimento di speranze inevase e metterlo a frutto oggi nell'epoca delle passioni tristi, far tornare appunto a balenare l'idea del conflitto e dell'opposizione contro un mondo ingiusto ma redimibile, osceno ma rettificabile. Quando questo tornerà a brillare sotto il cielo, allora tornerà possibile il riscatto sociale e la lotta contro il capitale che oggi sta vincendo come mai prima nella storia. Occorre quindi anzitutto riaprire, anzitutto a livello immaginativo, una fase di conflitto e di opposizione, perché soltanto se si lotta ci si può emancipare, soltanto se ci si batte si può vincere. Voglio a questo proposito citare i bellissimi versi di Eliot, noi che non fummo sconfitti solo perché continuammo a tentare.